Al GF VIP 7 è bufera su Antonella Fiordelisi. Un video sta girando in queste ore su Twitter e ha fatto esplodere di rabbia migliaia e migliaia di follower, che si sono scagliati contro di lei a poche ore dalla puntata in diretta con Alfonso Signorini. E insieme a lei c'era ovviamente Edoardo Donnamaria, che ha protestato nei suoi riguardi. Immediatamente sono arrivate le reazioni anche dei fan della giovane, che l'hanno difesa dai ripetuti attacchi. Ma la sua frase è destinata davvero a far discutere a lungo. Intanto, al GF VIP 7 oltre che di Antonella Fiordelisi e Donnamaria, si è parlato di Antonino Spinalvese. La voce fuori dal GF VIP 7 avrebbe gridato: Antonino, attento alla murgia, vuole solo clip. Jaele e Oriana la stanno aiutando. E quando l'ha saputo, Nicole non è riuscita a trattenersi e le lacrime le sono uscite copiose sul suo volto. Anche altri utenti hanno comunque protestato e quindi difeso la vippona, la quale non si meriterebbe affatto un trattamento così negativo. Ma torniamo ai Donnalisi. GF VIP 7. Antonella Fiordelisi attaccata per una sua frase. Mentre nella casa del GF VIP 7 Antonella Fiordelisi era intenta a parlare con Edoardo Donnamaria. Davanti anche ad altri concorrenti si è lasciata sfuggire una frase che è stata considerata da molti offensiva. Mamma, ma come siete agitati? Siete depressi? Avete dei problemi? Oh! E immediata è arrivata la replica del volto di Forum, che ha ironizzato con la sua fidanzata. E il popolo del web ha subito puntato il dito contro Antonella, che sicuramente sarà messa al corrente di questa situazione. Donnamaria ha detto, rivolgendosi ad Antonella: cos'è mental shaming? Te la prendi con le persone che hanno problemi mentali? E lei ha replicato: mental coach. Gli internauti hanno subito aggiunto: la viziata con la sua educazione e sensibilità. Ma quindi fatemi capire, Antonella usa come insulto? Siete depressi. E non è la prima volta. Spesso insinua cose su chi va dallo psicologo. Cara Antonella, la depressione è una cosa seria. E tu che sei così sensibile, dovresti saperlo. Non perculare chi ne soffre. Il sito Blog TV ha però anche riferito che ci sono diversi fan di Antonella Fiordelisi, che hanno deciso di prendere le sue parti. Secondo loro, avrebbe voluto dire la parola repressi, e non depressi, quindi si sarebbe trattato semplicemente di un ingenuo errore.